Ciao, bentrovati o benvenuti sul mio canale. Io sono Flori dal canale Naturopatia Olistica. Oggi parliamo della gratitudine e vi ringrazio subito per essere qui a guardare. Di solito noi rendiamo a ringraziare per qualcosa del ricevuto, ma raramente siamo grati prima di ricevere, giusto? Stiamo qui e quindi già solo per questo motivo possiamo essere grati. Spesso ci dimentichiamo molto facilmente che siamo vivi e diamo per scontate che questa vita sarà per sempre, non è così? Bene, vediamo i benefici della gratitudine e come applicarli, diciamo, per fare un po' di chiarezza che vuol dire a essere grati nella vita. Il beneficio della gratitudine, la vera gratitudine non ha nulla a che fare con il sentirsi in dovere di ricambiare un favore con il semplice ringraziare a qualcuno per un regalo ricevuto. La gratitudine è un atteggiamento mentale che ci aiuta a trovare elementi positivi nella vita di ogni giorno. Oltre che un sentimento spontaneo basato sulle empatie con gli altri e consapevolezza di sé. Tutti di tanto in tanto inciampiamo delle cosiddette giornate no, quelli che in cui tutto sembra andato storto. Prendiamo l'autobus, il treno, restiamo imbottigliati nel traffico, veniamo sorpresi una pioggia senza avere ombrello, veniamo convocati di una riunione di lavoro fuori programma, oppure dimentichiamo il cellulare nell'ufficio, nella palestra, solo per alcune piccole esempi. Riuscire a essere grati della propria quotidianità, nonostante imprevisti come questi, significa sviluppare abilità molto importanti. La gratitudine può migliorare la tua vita? Sì, lo dimostra anche la scienza, le ricerche scientifiche. Dire grazie eleva le vibrazioni e ci pone in uno stato mentale positivo che genera emozioni positive. Produce inoltre cambiamenti del flusso sanguigno, in quanto esprimere la gratitudine genera un ritmo cardiaco corrente, ciò che è un andamento calmo e uniforme dei ritmi cardiaci. Il corpo aumenta la produzione di ormoni utili come l'ormone anti-invecchiamento chiamato DHEA. Aumenta le funzioni cognitive e rafforza il sistema immunitario. Si registrano inoltre maggiori livelli dell'attività dell'ipotalamo, i flussi più elevati di dopamina, una delle sostanze chimiche prodotte dal cervello che influenza positivamente l'ormone e la cui mancanza provoca depressione e ansia. La mente, per una sua natura, è orientata verso ciò che è negativo e quindi ci induce a concentrarci su ciò che vorremmo, ma che al momento non abbiamo, il che genera sconforto, malcontento, delusione. La gratitudine invece si spinge e concentrandoci su ciò che abbiamo piuttosto che su ciò che non abbiamo. Ci spinge a attribuire valore a tutto ciò che la vita ci ha donato, delle piccole cose o grandi cose. Gratitudine significa dunque cogliere istante dopo istante il valore di tutto ciò che la vita ci offre. Cogliere e apprezzare, ringraziare, perché l'atto di ringraziamento apre il canale di comunicazione con il Supremo.
e che è la fonte di ogni ricchezza. Vediamo alcuni benefici della gratitudine. Per primo, aumenta l'autostima e la positività. La gratitudine non va risolta solo verso gli altri, ma soprattutto verso noi stessi, la nostra vita. In particolar modo, quando le cose non vanno secondo la nostra aspettativa, provare una sincera riconoscenza per le esperienze con cui ci sono confrontati, perché per ciò che abbiamo imparato nel tempo e per tutto quello che ancora possiamo fare per migliorare noi stessi. Il secondo, migliorare le relazioni con gli altri. La gratitudine verso un'altra persona sorge in un modo talmente spontaneo. Possiamo essere grati per un genitore che ci prepara il nostro piatto tutti i giorni, per un'amica che ci ascolta, per il nostro compagno che ci sostiene. Ho fatto piccoli, diciamo, esempi. Qualsiasi sia il motivo della nostra gratitudine, questa si manifesta quando riconosciamo il valore dell'altro nella nostra vita. Il terzo sarebbe crescere l'autostima. Sapere essere grati significa riconoscere i propri limiti senza per questo sentirsi inadeguati alle situazioni o soffrire il conforto con gli altri. Chi esprime gratitudine è ben consapevole delle proprie doti, ha fiducia in se stesso. Il quarto ci fa bene, ci fa sentire bene la gratitudine. La gratitudine non aiuta solo a mantenere alto l'ottimismo, ma favorisce anche il benessere fisico, rafforzando il sistema immunitario, abbassando la pressione sanguigna e migliora la qualità la durata del sonno, un vero toccasana sia per la mente che per il corpo. Che dirvi? Io vi ringrazio naturalmente, spero che questo video vi sia stato di aiuto.